Ebbene, amici fratelli della Congrega, sono le 11:59 di questo 20.03.2023, mentre sto recitando questa recensione di questo film non eccezionale, ma comunque guardabile, godibile. Mentre il clima non è dei più meravigliosi e amabili in quelli di Bulagna, e a voi che interessa, infatti, giornata nuvolosa, plumbea, oserei dire piovigginosa. Ebbene, oggi non ci spingeremo molto in là, a ritroso, cioè nel tempo, parlandovi infatti di un film non malvagio uscito nei cinema soltanto 2 anni or sono, ovvero The Marksman. Questo è il suo titolo originale, da noi divenuto Un uomo sopra la legge, titolo un po' generico. Diretto da Robert Lawrence, che è costui per più di una decade l'ex direttore della fotografia di Clint Eastwood, i suoi lavori per esempio in Mystic River, Gran Torino, col quale lavorò con Clint in veste però attoriale per il suo esordio registico dietro la macchina da presa, ovvero sia di nuovo in gioco. Qui Lawrence si prende gioco di noi, no, al suo secondo opus dopo quello appena suscitato, si trova alle prese sotto la sua direzione con un altro pezzo da 90 dello star system hollywoodiano, anche se non è americano come attore, no? Ovvero niente poco di meno che il coriaceo, sempre prestante, sempiterno, inaccessibile ed eccellente britannico Liam Neeson. Citiamo un suo film recente molto bello, sebbene sottovalutato a questi tipi snob, La preda perfetta, titolo originale molto molto bello, ripetizione, bellissimo, Walk Among the Tombstones, lo vedremo in Marlowe presto, il signor Liam Neeson. Il quale in tale Un uomo sopra la legge, film action con crepuscolari tonalità thrilling, della consistente ma vincente durata corposa di 108 minuti, scritto lo stesso Lawrence assieme alla premiata ditta formata da Chris Charles e Danny Kravitz, incarna il personaggio di nome Jim Hanson, e lui, ex cecchino mirabile, infallibile, in passato appartenente al corpo dei Marines, ritiratosi a vita privata nel suo ranch solitario, situato vicino alla linea di confine dei mercanti del Messico dall'Arizona. Jim, ora allevatore disilluso e affratto per la recente perdita della moglie, rischia perfino di essere sfrattato. Così, per smaltire le disillusioni esistenziali, si dà sconsolatamente al bere, ma viva Dio, viene sempre tirato su di morale dall'affettuosa e questa tira e bellissima sua figlia, la magnetica Catherine Winnick. Sino a che un bel giorno, a differenza di quello odierno in quel di Bologna, incappa per fortuite circostanze del fatto in un avvenimento che gli cambierà la vita. Si troverà giocoforza costretto ad aiutare un bambino, Miguel, Jacob Iago Perez, che sta sfuggendo a dei pericolosi narcotrafficanti, divenendo il protettore e il vendicatore, divenendone quindi di questo bambino. Ma andiamo avanti. Allora, recensione molto stringata e sintetica. Ottima fotografia suggestiva di Mark Parton, efficaci musiche ed atmosfera di Sean Connery, no, Sean Connery. Recitazione rocciosa, sontuosa e sentita dell'impeccabile perfetto Neeson, per un film d'azione per lo più ambientato in ore diurne altamente solari. E torrida, a differenza, ecco, del clima, ripeto, di oggi, attuale in quel di Bulagna, mescolate poi a sapide riprese notturne, diluite prima di Le più rosseggianti tramonti dolcemente di grigio. melanconico. Diluite in rosseggianti tramonti dell'imbrunire più dolcemente melanconico, Un uomo sopra la legge è un film della trama e dell'andamento narrativo piuttosto convenzionali, non proponendoci niente di trascendentale o memorabile, come si suol dire, giocando di parole, non v'è nulla di nuovo sotto il sole. Ecco, eppur regge la tensione delle sue 2 ore circa di durata in virtù del suo forte ritmo e di grintose scene ad alto tasso di pura adrenalina furente. Spesso sbande e a tratti risulta noioso, ma sostanzialmente funziona. Paragonabile per certi versi e involontaria analogia a Cremacho di Clint Eastwood, in quanto distribuiti quasi in contemporanea fra i suoi pregi maggiori, ribadiamo un Neeson laconico ma espressivo come pochi, e nitide immagini ritmate, ben fotografate. Il suo difetto più evidente purtroppo consiste nel poco empatico bambino Perez, nel Nel cast caso. Juan Pablo Raba e Teresa Ruiz. E così è, netta, secca questa review.